Gli azzurri erano chiamati ad una prova importante ed erano chiamati al ritorno alla vittoria, e così è stato. L'Empoli batte 2-0 il Cagliari, una doppietta di Levan, importantissima anche per un ragazzo che è assolutamente in credito con la fortuna che non gli ha mai sorriso più di tanto. E poi importantissimo un calcio di rigore parato da Skrupski nel secondo tempo che avrebbe potuto riaprire la gara. Un Empoli che ha saputo soffrire, un Empoli che ha giocato una gara molto umile, scelte importanti da parte di mister Martuscello in partenza, scelte che sono state premiate con questa vittoria, 3 punti che ancora non scrivono la stagione ma che sono in questo momento per l'Empoli fondamentali, anche perché possiamo finalmente parlare di meriti e non soltanto dei demeriti delle 3 squadre che ci stanno dietro. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Giovanni, è una grande vittoria perché conquistata con grande sacrificio, con grande umiltà, che secondo me è l'aspetto più importante che ha messo in campo la squadra oggi, che ha saputo soffrire, ha saputo ripartire. E poi secondo me i 2 gol segnati da Levan, senza mancare di rispetto a nessuno, danno un valore aggiunto anche per quella che è la storia del ragazzo. 3 punti fondamentali per il campionato. È stata una partita strana, una partita complicata, una partita dove noi si è avuto un approccio importante, nonostante fossimo un pochino preoccupati della forza del Cagliari, comunque rimane una squadra forte. Al di là che ne dicano quelli delle statistiche, una squadra che annovera giocatori fortissimi, e chiaramente siamo stati bravi perché dentro ci si è messo quell'intensità, ci si è messo quella determinazione, abbiamo fortemente voluto questo risultato e poi la buona sorte ci ha premiato. Sono contento per i ragazzi, perché lottare nel bassi fondi della classifica non è semplice, e quindi sono pochi i momenti che ti gioisci le vittorie. Loro l'hanno fortemente voluta, anche quelli che non giocavano. Oggi ho visto una partecipazione che spero che memorizzino e che riescano a mettere dentro, al di là delle scelte che possano sembrare fantascientifiche, ma assolutamente le scelte che faccio le faccio mirate per quello che vedo io durante la settimana e per quelle che sono le avversità che posso andare incontro. Siamo stati premiati dalla grande prestazione degli attaccanti e anche da quello che è stato anche il soffrire in determinati frangenti, perché Cagliari comunque è una squadra che sa palleggiare, sa attaccare la profondità, una squadra forte, e lo dimostrano i tanti gol che hanno fatto, e quindi ci si gode questa vittoria che per noi era di fondamentale importanza, perché comunque 3 punti e squadre lottano a retrocedere non capita spesso, e quindi ci prendiamo questa vittoria. Già da domani bisogna pensare all'Atalanta, però bene le reazioni di tutti, sono contento. Senti, parliamo proprio degli attaccanti di Levan e di Marilungo, che si sono trovati benissimo, prestazione ottima per i gol e gli assist, ma anche per il sacrificio. Tu li nomini spesso, no? Quando si nominano gli attaccanti li nomini tutti, questa è la risposta che volevi da questi ragazzi? Io oggi ho la convinzione che anche se avessi fatto altri tipi di scelte le reazioni erano quelle lì. È chiaro che se avessi perso, insomma, le domande vostre erano differenti, però io, siccome ci lavoro tutta la settimana, ho garanzie in certe mie scelte, e sono stato premiato, diciamo così, insomma, ma più che altro sono stati premiati loro per quello che hanno messo dentro. Non era facile, che Cagliari, ripeto, è venuto qui, è vero, veniva da 5 gol subiti con il Napoli, ma il Napoli 5 gol li fa tutti perché è troppo più forte delle altre squadre, e quindi era per noi era molto ancora più complicata. Infatti subito dopo il gol la reazione del Cagliari è stata veemente, è stata forte. Poi insomma ci sono stati degli episodi, è stata una partita strana, episodi, parlo del rigore, parlo dell'inversione di quel rigore. Però la squadra non si è disunita, ha messo dentro forza, ha messo dentro coraggio, ha messo dentro fatica, e noi bisogna andare a fatica. Proprio in questo aspetto lo volevo sottolineare, forse qualche partita fa l'Empoli avrebbe avuto difficoltà a affrontare una gara un po' pazza come questa. Oggi è stato proprio un aspetto importante questo, il non farsi trascinare da questi eventi un po', lo so, un però, po' bizzarri. A volte io, quando parlavo dopo le prestazioni di Fiorentina e Milan, dicevo, noi si è fatta una gran prestazione condizionata da errori tecnici che ci sono nel calcio. Oggi se ne è fatti molti di più rispetto a Fiorentina e Milan, però c'era una determinazione differente, quindi l'errore non l'hai risaltato, anzi è stato bravo
a non risaltare l'errore del compagno. È quello che bisogna metterci dentro sempre, non soltanto che tu giochi per non retrocedere o tu giochi per andare per vincere il campionato. È una prerogativa che nel calcio bisogna assicurarla, poi tutto, poi viene il resto, quello che viene la tecnica, viene la tattica, ma se non c'hai questi principi dentro ne puoi vincere una o due ripartite, poi il conto torna. Senti Giovanni, c'è un concetto che tu ripeti da tanto tempo, ma anche Marcello Cardi ti fa eco, che è quello di toglierci, no, di dosso un po' il bello fatto negli altri anni. Mi sembra che l'Empoli squadra, i ragazzi lo abbiano capito molto bene, le ultime due prestazioni, oggi in particolar modo, perché poi oggi è arrivato anche il risultato, lo stiano trasmettendo un po' a tutti, a noi è arrivato. No, il nostro obiettivo è di continuare, non bisogna snaturarsi assolutamente, se noi pensiamo di vincere le partite oppure cercare di salvarsi attraverso il non gioco, attraverso la roba sporca, noi non si va avanti, perché siamo costruiti così, questa è una squadra che ha delle conoscenze, delle memorie. Ma parlo più in termini di sofferenza, dell'umiltà che dicevamo all'inizio. Loro la devono sopportare, anzi devono andare in sofferenza, quindi non ci viene regalato nulla e nella sofferenza poi tu trovi anche la gioia. E poi sei molto più soddisfatto, però non puoi pensare di affrontare le partite senza pensare di andare in difficoltà. Noi in difficoltà ci siamo andati anche in passato, però adesso si sta reagendo un pochino diversamente. Evidentemente quando tocchi il basso poi chiaramente sei nella condizione di risalire la china e quindi dentro ci metti questa roba qui, no? Bisogna garantirla sempre, sempre. Tra l'altro oggi una delle difficoltà a cui potevamo andare incontro è stata quella di dover fare due cambi contemporanei per tutti e due terzini che in simultanea, tra l'altro è anche curiosa questa cosa, si sono infortunati. Ti chiedo come stanno e quanto ti ha condizionato lì per lì nelle scelte che magari avevi in testa fossero altre. Pasquale dopo tre minuti è andato a fare un contrasto e ha sentito tirare il flessore e mi ha chiesto subito, mi ha detto fai riscaldare uno perché io sono, insomma, non sto bene. Poi siamo passati in vantaggio e ho dovuto fare questo cambio e mentre facevo il cambio è successo il patatac con Zambelli. Sono aspetti positivi questi, perché la squadra ha tirato fuori la voglia di non mollare, perché se avessi avuto la possibilità di fare altri cambi, sono convinto che a 10 minuti alla fine con il risultato ancora in equilibrio in diversi mi avrebbero chiesto il cambio, quindi ha fatto tirar fuori quello che devono tirar fuori sempre, è un aspetto che risalterò questo e nessuno ha alzato il braccino, volevano uscire, io chiedevo chi vuole uscire, Marilungo come stai? Bene, Lema come stai? Bene, Croce come stai? Bene, Krunic come stai? Bene, perché tra prevenzione io c'ho solo un cambio, che fino all'ultimo dovete mollare una virgola e loro l'hanno fatto, poi chiaramente Levan era veramente esausto e ha dovuto fare una scelta, ho messo dentro Alberto, però quello è stata secondo me la spinta che ci ha portato a non mollare con tutte le casualità, insomma, certo. Perché mette dentro il rigore 2-1 si faceva ancora più complicata, era una mazzata tosta, invece è stato bravo anche il portiere, insomma, a intuire la traiettoria. Una partita strana, partita particolare, si piglia tutto il positivo, noi abbiamo bisogno di positivo, perché senza il positivo si fa fatica, la dimostrazione è stata quando siamo passati in vantaggio, insomma, che l'inerzia della gara è stata passata in mano al Cagliari, con fraseggi che noi si erano preparati per evitare, invece si è proprio concessi. Ti chiedo quanto sei contento per Levan, insomma ormai lo conosci da tanti anni, che lavorate insieme, un ragazzo che ha avuto anche tanti momenti difficili per infortuni, sì. Quindi credo sia contento di questo exploit di oggi. Deve essere lui contento, io sono contento perché ha fatto sì che noi si vincesse la partita, però deve essere lui contento, deve trovare continuità nel modo di allenarsi, nel modo di reagire, e, ripeto, siccome lui ha avuto un percorso travagliato, questa crescita è stata spesso interrotta a livello di a livello tecnico, a livello come muoversi in campo in una squadra che comunque ha dei principi
importanti e lui ora sono già un mese a questa parte, insomma tocco ferro che sta reagendo bene, deve solo portare continuità, quindi sono contento per i due gol che sono serviti al gruppo a vincere questa partita, insomma, però sono contento per lui. Grazie.